Alcuni entusiasti locali dicono di aver visto degli UFO nella regione, ma in realtà sono dei velivoli della Skydrone. Senza rimuovere meccanismo di sicurezza, il drone non può volare, quindi lo togliamo. Ora sì che possiamo volare. L'argomento del video di oggi sarà Skydrone, un produttore di droni francesi con base a La Rochelle. Faremo un giro per i loro laboratori e guarderemo un volo di prova. Gennaro, qual è lo scarto di complessità d'uso, difficoltà d'uso di questo drone rispetto alla matrice della DJI? Ma circa un 20% cambia l'interfaccia utente, però tendenzialmente sia per modo che per opzioni sono macchine entrambe dei quadricotteri che si equivalgono da questo punto di vista. Questa è una postazione di lavoro condivisa e abbiamo un bellissimo pannello fotovoltaico semitrasparente con una pala eolica dal design assolutamente particolare. Qui ci sono un paio di prototipi interessanti. In fondo a sinistra c'è un eVTOL con motore a combustione più motori elettrici, quindi una strategia ibrida per viaggiare oltre 100 km. E questo invece è un prototipo che hanno fatto 3 anni fa e con 15 kg di payload e fino a 3 ore di volo di autonomia a 25 metri al secondo. Poi lo hanno dismesso perché non è il loro target di mercato. The downside of the top down of a drone, the top of a drone, the down of a drone, and you put your landing gear. And when you put, you have a little orientation. Si monta tutto sulla scatola del drone usando la scatola stessa come superficie 2.5, d'appoggio. Io cercavo una clip per chiudere il corpo del drone, ma in realtà quello è magnetico, quindi nessuna clip, a posto così. As you should see, it have no orientation. Ah, ok, come lo metto E non importa If you want to l'orientamento. go fast. Questo è un sistema per il carico del drone, quindi abbiamo una piastra di carbonio che si attacca sotto al drone e poi abbiamo una borsa, ma la borsa che il drone può portare può variare in dimensioni, quindi l'aggancio sotto è regolabile a seconda della box, della scatola che si vuole trasportare. C'è anche il megafono per le ricerche di soccorso. Sette chilometri chilometers or so maybe five. di raggio di comunicazione, o almeno poiché il walkie-talkie è cinese, sono 7 km cinesi. Questo gimbal, se così lo posso chiamare, e allora monta anche una videocamera infrarossi per la ricerca notturna. Questi sono i motori per il carico leggero, quindi 2 kg di payload che danno circa 40 minuti di volo con le batterie di cui è dotato il drone. Poi ci sono dei motori per un payload maggiore. Okay, and after you push the pin inside. If you can't, you have to move a little bit. Okay. Ci sono tre tipologie di batterie: batterie da 17, 22 e 25.000 mAh. E praticamente le batterie lavorano a coppie in parallelo, generando 50 volts ogni due batterie. Ancora altri bracci. Questi sono i motori grandi. Ah, ok.
stiamo montando il paracadute. Questa è la videocamera del drone. La risoluzione è 720p. Laser lidar for La videocamera è alla prua del drone. Si può usare questo sensore per atterrare su un camion, su una piattaforma in movimento, anche una barca. Questo è il sistema per l'atterraggio, si monta sulla piattaforma d'atterraggio, sui mezzi in movimento. Il drone può atterrare in una piattaforma piccola quanto un metro quadro e può essere anche in movimento. Ci sono tre sistemi di termine di volo. Il primo è quando il drone ha un incidente e quindi si accorge di essere andato in crash e quindi viene attivato il paracadute e si spengono i motori. Il secondo è quando il drone vola al di fuori della gabbia di geolocalizzazione e il terzo è invece manuale, si schiaccia il bottone rosso e il drone spegne i motori e attiva il paracadute. Questa è l'antenna GPS che stiamo montando. Questo è un interruttore di sicurezza, quindi quando è inserito i motori del drone sono bloccati e bisogna disinserirlo per poter volare. Caging, it's for parameter. You have a tablet, you do your cage, type send and push the button, it send on. Ok. Questa è la sincronizzazione per la gabbia geolocalizzata. Quindi si imposta sul tablet e poi si preme il bottone giallo e il drone la carica. Tutto viene fatto qui. Nulla è cinese, viene tutto fatto qua. Questo è creato da uno stampo. Okay. Questa è fibra di vetro. La forma. Totally. When you finish... Ci sono due tipi di telai, uno più robusto e uno più leggero. Quindi il telaio più leggero ha un sandwich di due sfoglie di carbonio all'esterno e poi un composito simil polistirolo al centro. Questa enorme bobina di cavo alimenta il drone tethered, che significa il drone con il guinzaglio, perché l'alimentazione consente al drone di volare ininterrottamente per oltre 10 ore.
Devo dire che la pioggia non è ideale per il touchscreen del controllo. Si tu as aimé, tu mets un pouce bleu et tu t'abonnes. Merci.